Bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Trasfigurazione del Signore, evento importante capace di gettare luce sulla nostra vita e soprattutto sui momenti bui della nostra vita. Dalla Trasfigurazione cogliamo almeno due messaggi importanti: primo, è un evento che prepara i discepoli ad affrontare la Passione di Gesù. Secondo, è un evento che anticipa la gloria della risurrezione e illumina di senso la passione. Cerchiamo di capirne un po' la portata esistenziale. Gesù ha appena annunciato la sua prossima passione, morte e risurrezione e ha detto le condizioni per essere suoi discepoli. Subito dopo Gesù prende con sé i suoi tre discepoli più intimi e sale in disparte su un monte e lì fu trasfigurato. Per un attimo, cioè, brilla, emerge la sua divinità. Gesù si manifesta così non soltanto vero uomo, ma anche vero Dio. Questo episodio, possiamo dire, che serve anzitutto per aiutare i discepoli ad affrontare lo scandalo della Passione. Pensate, qui i discepoli vedono Gesù trasfigurato sul monte. Più avanti lo vedranno sfigurato su un altro monte, il Monte degli Ulivi. Per poi vederlo crocifisso sulla collina del Calvario. Chiaro, nonostante questo evento luminoso, loro vivranno la fatica del cammino, il fallimento, la paura, scapperanno quasi tutti tranne tre donne e Giovanni ai piedi della croce. Ma questo episodio li prepara e servirà loro a rileggere tutta la passione morte di Gesù sotto un'altra luce. Questo è un punto importante, miei cari. Anche nella nostra vita il Signore tante volte fa così. Semina tante luci belle, anche della durata di pochi attimi: momenti di gioia profonda, un gesto d'affetto, ricevuto magari in un momento particolare, un incontro con una persona significativa, alcune consolazioni intime, magari pregando, contemplando il creato, qualche Dio incidenza, qualche segno forte. Insomma, semi di grazia che fecondano la vita, raggi di luce che si sono incisi nel nostro cuore, rischiarandolo. Potremmo dire che sono dei piccoli assaggi del Tabor che Dio ci dona per aiutarci a vivere bene il presente e anche per prepararci ad affrontare il buio del Getsemani, ovvero quegli eventi seri, dolorosi, di prova. Potremmo dire che sono come delle gocce di rugiada che inverdiscono il cuore nei momenti di arsura, di fatica, di incomprensione, di fallimento. Ecco, Dio dissemina di luci la tua vita perché in quei momenti di buio tu non ti senta solo, ma facendo memoria della luce possa alimentare la certezza che Gesù è con te anche in quel buio. Dunque, anche se il buio sembra prevalere, non disperare ma aggrappati a lui, richiama alla memoria le luci belle, le grazie che ha disseminato nella tua vita, e non aver timore, anche se ora il cielo è nuvoloso, dietro il sole continua a splendere, e verrà il momento nel quale tornerà a manifestarsi in tutta la sua bellezza. Passiamo al secondo punto, miei cari, che la trasfigurazione ci consegna. Essa anticipa la gloria della risurrezione potremmo dire è un assaggio di cielo. Gesù abbiamo detto che manifesta la sua divinità e i discepoli lo contemplano dialogare con Mosè ed Elia e il padre dirà loro questo è il mio figlio, ascoltatelo. Dunque in Gesù si ricapitola tutto, Gesù è la pienezza di tutto, colui da ascoltare, colui dal quale farci guidare. Ma in più cosa dice tutto questo alla nostra vita? Vedete Gesù è come se volesse imprimere nella mente dei discepoli che la passione che lui vivrà non sarà la sua fine, ma il compimento della sua vita donata al Padre per noi, che la croce non è dissoluzione, ma soluzione al non pensarci amati da Dio, non è negazione di Dio, ma rivelazione del suo essere innamorato di noi, di te, di me, fino a donarsi fino all'ultima goccia di sangue. La trasfigurazione dunque potremmo dire ci parla della meta. Ecco, pensare alla meta. Di Gesù stesso, la lettera agli ebrei dice che in cambio della gioia che gli era posta innanzi si sottopose alla croce. Pensare alla meta, miei cari, fa bene al cuore. Vedete, noi corriamo un pericolo, quello di assolutizzare il presente, soprattutto quando il presente è doloroso e difficile. Ma se tu dimentichi che quei momenti difficili, magari impegnativi, anche dolorosi, sono una tappa verso una pienezza, rischi che tutto perda senso, rischi che siano affievolite le tue forze, che sia rammollita la tua volontà. Pensiamo alla vita quotidiana, se mi fermo al fatto che un allenamento è difficile e dimentico che è una tappa in vista della gara, dove potrò dare il mio meglio, quell'allenamento perde senso. Se sto scalando una montagna e dimentico che sono in cammino verso la vetta e inizio ad assolutizzare la fatica, perderò forze, motivazione. Se assolutizzo la fatica di un esame e dimentico che è una tappa verso il conseguimento di un titolo che mi aiuterà per la vita, tutto perde senso. Se questo vale per le piccole cose, Pensate per l'intera nostra esistenza. Se dimentico che la mia meta è il cielo, che sono nato per amore e per amare, che sono in cammino verso un compimento, verso una pienezza, allora ogni difficoltà diventerà solo un ostacolo da evitare e ogni disagio un problema da scansare, quando invece sono proprio le occasioni che Dio mi dà per poter crescere. Ne erano così consapevoli i santi, al punto che San Francesco diceva. Tanto il bene che m'aspetto, che ogni pena mi diletto. E Santa Chiara d'Assisi: breve la fatica, eterna la ricompensa. E questo, miei cari, non vale solo per noi, ma anche per le persone che abbiamo accanto. Pensate ad una persona cara che magari sta soffrendo, oppure a quelle persone che abbiamo accompagnato sino alla loro nascita al cielo, la cui vita magari si è conclusa nella sofferenza, anche seria, grave. Noi siamo tentati di pensare che tutto sia stato inutile o che quella sofferenza abbia semplicemente sfigurato la loro esistenza. Invece Gesù trasfigurato illumina il mistero del dolore e ci invita a guardarlo con occhi più profondi. E se è vero che il nostro cuore soffre al veder soffrire le persone amate, se è vero che siamo chiamati a far di tutto per alleviare quella sofferenza, non dobbiamo dimenticare che in Cristo non è la fine, ma tappa verso il fine, verso il compimento della propria missione, verso quella pienezza che Dio ha sognato per ciascuno di noi, che messa nelle sue mani diventa redenzione e persino atto ultimo di una vita donata che si consegna per amore di Dio e per la salvezza degli altri. Quanti ammalati ho incontrato che mi hanno letteralmente edificato vivendo con abbandono estremo la loro sofferenza dicendomi io questa sofferenza la offro a Gesù per la conversione del marito del figlio per le vocazioni per la pace per la chiesa ma quanta bellezza noi possiamo vedere splendere nella nostra vita anche nel nostro buio la luce di Dio ecco miei cari pensare alla meta ma non solo lasciarci in fondo guidare dalla nostra meta, far sì che ogni cosa possa diventare un atto d'amore, la tappa di un cammino meraviglioso che culminerà in lui, nella speranza di essere anche noi un giorno trasfigurati nella gloria, lasciandoci già ora rinnovare di giorno in giorno dalla grazia dello Spirito Santo e nel modo di pensare dal Vangelo. Si tratta in fondo di vivere la nostra vita battesimale come un cammino di trasfigurazione, di bellezza, di luce. Ecco come vivere, miei cari, anche il tempo di Quaresima, come tempo di grazia, di conversione, per ridestare il cuore, per permettere allo Spirito Santo di farci somigliare un po' di più a Gesù, mettendoci magari un po' più del nostro per togliere quelle incrostazioni che hanno offuscato la bellezza che Dio ha seminato in ciascuno di noi. In conclusione, miei cari. Tutto questo è possibile e diventa vivibile non semplicemente sapendolo, ma facendo esperienza di Gesù. I discepoli non vengono a sapere della trasfigurazione, ma la contemplano, perché anzitutto stanno in disparte con Gesù. Ecco, più staremo con Lui pregando, meditando la sua parola, attingendo alla grazia dei sacramenti, più la nostra vita si riempirà di luce. E non una luce fine a se stessa, ma quella luce della salvezza che chiede e necessita di essere portata agli altri. E infatti, dopo la trasfigurazione, Gesù e i discepoli scendono a valle e proseguono il cammino verso Gerusalemme. Quel momento è servito per ristorare il cuore e potersi così donare con ancora più generosità: stare con Gesù e donarsi agli altri allora queste luci belle illumineranno sempre più dal di dentro il nostro cuore e potranno brillare attraverso le nostre parole e i nostri atti d'amore che profumeranno del Signore. Cari fratelli e sorelle, buon cammino di Quaresima, con l'augurio che la sua luce possa abitare e splendere sempre più nella vita di ciascuno di noi. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.